Per la prima volta, la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli si è tenuta nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, a significare un legame che si vuole stringere sempre di più fra amministrazione comunale ed associazioni professionali, ma non solo. È stata inaugurata anche una forma nuova di sinergia attraverso un protocollo di intesa siglato fra l'Ordine e il Comune. Questo è il grande significato di questo incontro, l'idea di far dialogare due istituzioni importanti. Ed oggi ci sarà la firma di un protocollo di intesa molto importante dove si prevede l'intervento di 20 colleghi commercialisti, giovani commercialisti che verranno ovviamente senza oneri aggiuntivi per il comune, verranno a dare una mano al comune e faranno loro una forte esperienza. Tanti temi su cui potersi impegnare, sulle partecipate, sul project financing, sui fondi europei, sul controllo di gestione, abbiamo tantissimi temi. Ma è soltanto un segnale, soltanto un'apertura ed è soltanto un inizio di un'era che noi vogliamo sicuramente stravolgere. Stravolgere in che senso? Vogliamo portare l'ordine vicino alle istituzioni, riunire tutte le istituzioni insieme alle categorie professionali, cercare di fare veramente, come dicevo prima, una grande sintonia per il bene della città, ma soprattutto per il bene del paese. I 20 giovani fra praticanti e neoiscritti eserciteranno la loro attività per un periodo di 6 mesi negli uffici del Comune, ma anche un'altra iniziativa è stata messa a punto fra le due parti nell'ambito del progetto di riqualificazione di alcune piazze di Napoli. Perché così come è stato fatto già con l'Ordine degli Ingegneri, con la Cassa Edile, con i geometri, lo faremo tra qualche giorno, oggi con i commercialisti si fa un protocollo, una convenzione con cui la riqualificazione, in questo caso di Piazza Vittoria, viene affidata appunto a un ordine. E questo è importante perché è il contributo che categorie di professionisti danno alla città in un momento difficile, quindi un bel gesto che noi apprezziamo molto.